Torna il segno più nel mercato dell'editoria per ragazzi che nel 2013 chiude con più 3,1% complessivo. Questo secondo i dati Nielsen per l'Associazione Italiana Editori che sono stati presentati nel giorno di inaugurazione della 51esima edizione della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Al taglio del nastro il presidente di Bologna Fiere, Duccio Campagnoli, il sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Francesca Barracciu, che ha portato i saluti del ministro Dario Franceschini e soprattutto il ministro della Cultura del Brasile, paese ospite d'onore in questa edizione. Sì, è molto importante per tutti. È un'iniziativa bellissima, per noi è bellissimo trovarci qui, vedere un'iniziativa a cui prendono parte tanti paesi di tutto il mondo e quando vediamo tutta questa scelta, i bambini che possono scegliere, questa è la cosa bellissima, che i bambini possano avere una scelta. Un impegno straordinariamente importante che ci ha toccato molto, l'impegno del governo del Brasile a far sì che non solo quanti più brasiliani possono mangiare 3 volte al giorno, ma che accanto a questo ci sia la possibilità per tutti di comprare un libro e di impegnarsi nell'educazione e nella cultura per i ragazzi. Magari questo fosse un impegno di tutto il mondo. E quindi al Brasile che si appresta ad ospitare la Coppa del Mondo, da questa nostra fiera, che è una fiera del mondo del libro, vengono tanti auguri e tanti ringraziamenti per quello che ci stanno insegnando. A Bologna tutte le ultime novità editoriali per i più piccoli ed un padiglione aperto al pubblico in cui poter acquistare e sfogliare le edizioni appena pubblicate. La Fiera del Libro diventa anche trampolino di lancio per chi da cui è partito nella scalata al successo. Bologna è sempre cruciale per chi vuol fare questo mestiere. Lo è stata per me quando facevo i fumetti, lo è stata per me per entrare casualmente nel mondo dell'animazione e lo è stata importantissimo, come dicevo, per Wings perché a Bologna diciamo, avevamo già un piano di licensing molto esteso a supporto di tutta la serie televisiva e di tutto il mondo Wings. Appuntamento dunque da oggi e per 4 giorni ai padiglioni di Bologna Fiere per raccontare un mondo, quello dei bambini, sempre più a portata di adulto.